Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi una ricetta classica per l'autunno che è alle porte, pollo in umido con patate. Io preferisco flambare sempre la pelle del pollo per evitare eventuali residui di piumaggio. Passatela sulla fiamma diretta e in un paio di minuti siete a posto. Per aromatizzare il pollo potete sfregarlo con uno spicchio d'aglio tagliato a metà prima di metterlo a rosolare. È semplicemente un'altra tecnica che vi mostro, poi andrò comunque ad aggiungere l'aglio al soffritto. Mettete dunque a scaldare un filo d'olio in una casseruola dei bordi alti, in modo che poi possa contenere il brodo di cottura. Appoggiateci sopra il pollo dalla parte della pelle e fatelo rosolare fino a quando non è diventata bella croccante. Nel frattempo preparatevi il trito aromatico che servirà a dare forza a questa preparazione. Un paio di spicchi d'aglio e abbondante rosmarino si sposano bene con il sapore del pollo e renderanno più interessante tutto il piatto. Tritateli abbastanza finemente in modo che soprattutto il rosmarino non risulti poi fastidioso e aggiungeteli al pollo che sta rosolando. Mescolate e distribuite bene tutti gli odori, poi abbassate la fiamma e lasciate stufare la carne. Dovrà cuocere almeno una mezz'ora, quindi se dovesse servire aggiungete un bicchiere d'acqua per evitare che si attacchi sul fondo e si bruci. Nel frattempo preparatevi le patate. Io le sbuccio perché quelle che ho in questo momento hanno una buccia abbastanza spessa, ma volendo potete lavarle bene e metterle con la buccia. In entrambi i casi dividetele a pezzettoni per quanto possibile uguali, così che si cuociano in modo omogeneo e lasciatele un attimo da parte. Passata dunque circa una mezz'ora, scoprite la pentola e regolate il pollo di sale, poi sommergetelo con acqua bollente in modo da avere abbastanza liquido per poter cuocere le patate. Aggiungetele tutte in pentola e regolate anch'esse di sale e di pepe, poi alzate la fiamma per mantenere il bollore del liquido di cottura. Per le patate dovrebbero bastare una ventina di minuti a fiamma sostenuta che, sommati alla prima mezz'ora di cottura, dovrebbero garantirci un pollo ben cotto e tenero. Controllate che le patate siano perfettamente cotte infilzandole con i rebbi della forchetta, poi servite il vostro pollo su un piatto da portata. Io preferisco servirlo senza brodo, al massimo lo metto a parte, anche se probabilmente la cosa migliore è sfruttarlo per una minestra o un risotto. Ricoprite il pollo con le patate, portate in tavola, poi come tutti i giovedì, buon divertimento e buon appetito e a giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino, qui su Cibo Dentro. Ciao!